nuovissimo video vlog. Sono così entusiasta alle ore 7 e 29 perché oggi andiamo in università. Oggi è il primo giorno di università magistrale. Wow, non vedo l'ora. Penso che questa euforia mi passerà presto, però sfruttiamola al momento. Buona colazione intanto. Amici, siamo pronti? Partiamo. Mi sono un attimo legata con due mollettine i capelli, poi li sfacciamo. Sono 10 alle 8 e siamo in perfetto orario, quindi possiamo partire anche con calma. L'unica cosa, spero di trovare parcheggio, perché questa è l'unica cosa un pochino più difficile. Però proviamo. Non so, non mi vedo tanto carina stamani, c'è qualcosa che non quadra il mio viso. Non so se sono i capelli un po' flosci o perché ho messo le lenti, ho fatto però un trucco molto semplice, non lo so, vabbè. Questo è il trucco, lì c'è la nostra amata borsa. Vabbè, normale, sono normale, sono normale e andiamo. Ho tutto sotto controllo, dietro il mio cibo, dietro ancora ho il borsone per danza perché stasera ho pure danza. Dai, tutto molto bene. È stato un parto, ci ho messo soltanto mezz'ora per trovare la via e trovare un parcheggio. In realtà la via la sapevo, cioè la strada la sapevo perché non è la prima volta che vengo. Purtroppo ho preso l'imbocco sbagliato e se prendo l'imbocco sbagliato qua è difficile rigirare, quindi ero in mezzo alla cittadina con sensi unici, un casino della miseria. Niente, sono comunque un quarto alle 9, sono abbastanza in anticipo, in quanto la lezione inizia alle 9:30, ma alle 9 abbiamo l'incontro con altri ragazzi dell'università. Ora vado a fare il biglietto per il parcheggio perché questo qui è a pagamento. Sono già in macchina che sto tornando verso casa perché la lezione del pomeriggio che inizierà alle 3 la faremo online. Uno, perché mi scadeva il parcheggio, l'avevo fatto fino all'1:30 e ho speso 9 euro. Per starci tutt'oggi pomeriggio rispendevo altri 9 euro, quindi vuol dire che andavo a spendere tantissimo di parcheggio. Infatti, anche per le prossime volte devo capire bene dove parcheggiare perché non è fattibile una cosa del genere. Seconda cosa, stavo lì da sola 2 ore non sapendo dove sbattere la testa e quindi ho detto vai, la faccio online, anche perché comunque non sono state lezioni. Niente di che, nel senso ci presentiamo, baci baci, libertà. Schiscetta. Eccomi qua, sono pronta in ufficio per ripartire e utilizzerò il computer, questo qua, in quanto il mio dell'Apple, come ben sapete, è tutto tritato. Poverino, non riesco tanto più a utilizzarlo. Ora, quest'inverno, mi dovrò ricomprare anche il computer. Adesso vado avanti con questo computer Huawei di mio papà. Stamattina io invece ho preso gli appunti tramite l'iPad, appunto, e vi voglio far vedere che appunti brutti, brutti, brutti che io ho preso. Ecco, questi qua, appunti dell'ultima lezione, che sono appunti molto bruttini, tipo sulla frequenza, cosa faremo in questo anno, un po' così per capire un attimo anche come prendere appunti.
Devo dire a malincuore che non è fatto per me prendere gli appunti con l'iPad. Ritornerò al mio vecchio metodo, ovvero prendere gli appunti con il PC. Io stamattina non vi ho fatto vedere neanche il mio outfit, che è una cosa bruttissima. Quindi ora rimedio e ve lo faccio vedere. Questo era l'outfit di stamattina, campus, un classico jeans. Un classico jeans così slavato, molto bello, magliettina e felpa perché era un freddo cane, anche se in aula invece era caldissimo. Tra l'altro le aule facevano pietà, ma allora, sono le 5:50, cioè sono le 6 e io mi sono messa a lavorare. My hands are shaking, stifle my breath. You look so lovely, it scares me to death. I used to get so insecure with you, it's different. Yeah, just something about you makes me so sure. Don't know what it is, but you make me wanna stay. Take a leap of faith. I know that you're safe, I know that you're safe. Buongiorno amici, oggi è il giorno. Sono le 8:48 e iniziamo con una bellissima colazione. Sono venuta qua dai miei nonni e guardate cosa mi ha fatto trovare nonna. Un po' di crepe e la crostata. Vi faccio vedere il mio outfit bevendo un po' di tè verde. Brucia! Questo qui con la luce divina è il mio outfit, composto da toppettino bianco sotto, questa maglia di iceberg, così carinuccia, pantaloni dell'Adidas e sneakers. Sono vestita un po' così casual perché dopo andiamo a fare Pilates a Luna e dopo ovviamente ho i vestiti per il pomeriggio perché come vi dicevo oppure l'ho sognato stamattina studiamo, poi vado a Pilates e poi nel pomeriggio andrò a lavorare, quindi ci cambiamo. In questo posto, in questo edificio, ho fatto la festa di laurea e ancora ci sono rimaste delle cose, vi faccio vedere. C'è rimasto questa cosa qui che abbiamo creato noi, è un pezzo di carta dove tutti potevano fare qualche firma. Bellino, dai. Di qua invece c'era la parte delle torte, delle fotografie, c'era tutti i palloncini, se trovo una foto ve la metto. Poi avevo decorato con questo specchio di Ikea. Questi quadri, questo bellissimo tavolo che si muove molto facilmente e qui sotto ho i miei portfolio, dei progetti, la mia tesi di laurea e il progetto della tesi di laurea. È la mia corona d'alloro che guardate come si è essiccata perfettamente sopra alla testa di questa bambola. Qui a negozio perché mi è stata cambiato un orario di lezione che mi va in concomitanza in realtà con l'ultima mezz'ora di Pilates, però arriverò mezz'oretta più tardi. Vi voglio far vedere che ho fatto anche le unghiette ieri.
Guardate che carine, mi piacciono un sacco. Amici, pronti, partenza, via, andiamo a Pilates. In realtà non l'ho mai fatto, è la prima volta che vado a provare. È un Pilates misto a posturale, misto comunque alla danza, penso, ossia, non lo so, non lo so. Comunque, Pilates posturale, vediamo un po'. Mi aiuta sicuramente per strecciare le gambe. Sto aspettando le mie friends, comunque eccoci qua, burro cacaino e acqua. Eccomi tornata, ho pranzato, ecco qua, guardando la lezione perché sono proprio arrivata. Qua è il periodo dei ordini 2025, anche se siamo soltanto a fine settembre, perché inizieranno ad arrivare a dicembre, gennaio, febbraio, quindi gli ordini li facciamo adesso. Quindi che cosa dobbiamo fare? L'inventario bruttissimo dell'HSC, che è una marca di caschi. Amici, siamo finalmente a casa, sono esattamente le 8 e 28, noi ora entriamo in doccia, come potete sentire anche dal sound. Ho fatto le treccine, ho tutti i capelli ancora bagnati, ora prima di andare a letto utilizzo un po' il phon e sono sopra il letto perché sto iniziando a editare questo vlog. Io continuo a editare nel mentre finisco di asciugarmi i capelli. Spero che il video vi sia piaciuto. Se è stato così, lasciate like, iscrivetevi, attivate la campanella per non perdervi altri video. Vi aspetto anche nei miei altri social e ci vediamo al prossimo. Ciao, buonanotte.